Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Un saluto dalla redazione. In studio Mariangela Salvalaggio. Protesta degli studenti, sale a 30 il numero degli istituti occupati nel torinese, migliaia di ragazzi in autogestione. La mobilitazione confluirà nella giornata di protesta nazionale studentesca unitaria di venerdì. Il sindaco di Torino Lorusso convoca gli stati generali sul bilancio. Dopo le polemiche sull'aumento dell'IRPEF, ha deciso di indire una 2 giorni con le parti sociali, sindacati, associazioni di categoria, terzo settore, a tutti a Palazzo Civico. Torinesi tartassati dalle imposte, solo a Roma il conto è più salato. Nell'ultimo decennio la pressione fiscale di comune e regione è salita di oltre il 50%. Dopo l'aumento dell'IRPEF comunale sarebbero attesi altri rincari. Vaccini sabato in tutta la regione, open day per la fascia 5-11 anni, accesso diretto senza prenotazione negli hub in elenco sul sito regionale. I genitori troveranno ad accoglierli pediatri ed esperti che potranno fornire loro tutte le informazioni sulla vaccinazione. L'inchiesta sulla Franco Costruzioni, red mattone torinese, a processo per bancarotta. Giuseppe Franco, la moglie e l'ex amministratrice sono accusati di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e distrattiva per 8 milioni di euro. Nel Novarese 6 intossicati da monossido, 3 sono bambini a causa delle esalazioni che si sono sprigionate in un alloggio a Gattico. E di 50.000 euro il risultato della raccolta benefica a favore della Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro di Candiolo, raggiunta con parte del ricavato di Viaggio Controcorrente, la mostra allestita lo scorso maggio alla GAM di Torino. Sport, tennis, a Rio de Janeiro Lorenzo Sonego scatta alla grande, battuto Gier al primo turno. Finisce 6-2 e 6-0 contro il numero 56 al mondo. Oggi il torinese in campo in doppio a fianco di Andrea Vavassori e contro la coppia Cabal Farà. È tutto, grazie per l'ascolto. In regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.